Breve aggiornamento, situazione coronavirus a Brindisi. Nella giornata di oggi abbiamo nel Perrino 38 ricoverati, quindi il numero dei ricoverati si è ulteriormente ridotto, sempre con i soliti 4 pazienti in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece l'attività di sorveglianza sanitaria nelle RSSA, case di riposo, quindi tutte le strutture residenziali, l'attività continua ininterrottamente. Abbiamo avuto l'esito di un numero consistente di tamponi eseguiti nei giorni scorsi, sembra che siano tutti negativi, manca ancora qualche risultato all'appello, non ci sono criticità, non sono state rilevate criticità dal Dipartimento di Prevenzione. Ovviamente l'attività continua come da programma lavori. Per quanto riguarda, ecco, un dato importante da segnalare, che oggi abbiamo fatto il punto della situazione sulle persone guarite e sulle persone che sono state dimesse dall'ospedale e sono nei reparti post-Covid, ovviamente in attesa soltanto che il tampone sia negativo. Quindi abbiamo complessivamente 30 persone col tampone completamente negativo e 29 persone che sono in reparti post-Covid che stanno per essere dimessi in quanto in attesa del tampone negativo. Quindi questo è un dato estremamente positivo. Ora, sulla questione di Ostuni, considerato che ci sono delle polemiche in corso, occorre precisare ulteriormente che noi abbiamo ritenuto opportuno in emergenza fare i lavori che da tempo devono essere fatti, da secoli forse devono essere fatti in quei reparti di chirurgia e ortopedia, approfittando del fatto che in questo momento i reparti avevano 4 degenti legati diciamo, a ricoveri urgenti, quindi tutta l'attività in elezione non viene eseguita. Ovviamente il cronoprogramma è il seguente: noi partiremo dal reparto di chirurgia, poi passeremo a quello di ortopedia, anche se contestualmente inizieranno a fare dei lavori in ortopedia, per cui ritenevamo necessario liberare tutti gli spazi, anche per una questione di sicurezza. Per cui abbiamo ieri redatto il cronoprogramma, quindi un reparto con 20 posti letto ritornerà ad essere operativo il 31 maggio, entro il 31 maggio, anzi se riusciamo ad avere la fornitura di alcuni materiali anche prima, per cui ritorneranno tutti gli operatori, e su questo garantisco nel modo più categorico e assoluto, ritorneranno tutti gli operatori a lavorare con reparti accorpati, come sarà pronto la prima ala della chirurgia. Ovviamente invece prevediamo per l'ortopedia il completamento dei lavori diciamo nel mese di luglio. Ma indipendentemente da questo, noi avremo la possibilità di riprendere le attività prima dell'estate, chirurgiche e ortopediche, e ovviamente di consegnare alla cittadinanza finalmente due reparti completamente riammodernati e ristrutturati, cosa che diciamo era importante e doveroso fare, come faremo alcune opere di risistemazione anche all'ingresso dell'ospedale.